Se nuoto, il video finisce. Bella ragazzi, volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore forte come vedete a schermo, accettate. Da ora ogni volta che farete un acquisto mi arriverà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Andiamo dai. Ok ragazzuoli, mamma mia che panico. Raga, abbiamo fatto una partita prima che ora voi non starete, che non avete avuto il piacere di vedere, ma veramente folle. Queste sono quelle cose che vi perdete non stando in live. Comunque cerchiamo di pensare ora alla sfida. Allora la sfida di oggi è se nuoto il video finisce. È una sfida che già abbiamo fatto in realtà in un altro modo. La sfida era se la sfida era se tocco l'acqua il video finisce. L'ho voluta riproporre ragazzi fondamentalmente perché secondo me farla ora con la mappa allagata ha molto più senso che farla in realtà quando l'abbiamo fatta ai tempi. Quindi perciò l'ho voluta riproporre. Vi dico ragazzi che la partita la sto registrando appunto in live, come avrete capito all'inizio, con i ragazzi che mi controllano. Quindi ragazzi non posso barare. Se perdo, se cado in acqua, ovviamente i ragazzi lo vedranno. Vi ricordo che se anche voi volete aggiungervi alle live, basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi ragazzuoli. Tanto saremo più o meno ogni sera in live alle 6, eccezione fatta per quando sto in vacanza, e di questo vi avviserò sul mio profilo Instagram, oppure per piccole occasioni differenti. Poi raga, tenetevi aggiornati appunto sui miei social, su Instagram, su YouTube, dove vi pare ragazzi. Allora, sa grande, questo pure mi serve. Sta uno sotto che si è travestito. Calmi perché io in testa me ne sento decine. Allora raga, io sono venuto in realtà in questa zona principalmente per prendermi il rampino, perché è un'arma essenziale in realtà per la vittoria in questo caso. Questo tipo sta cercando di scendere su di me. Vabbè, t'è andata male fa. Per me è stato divertente, per me ne è valsa la pena. Cioè non fa niente, ci sta. A me è divertito questa cosa. Ci sta. Ci sono salito su. È stato divertente. Non posso costruire in questa zona, va bene. Fini materiali, ciao. Ok. Vabbè, no, lasciatemi stare per piacere, basta. Qualcuno mica ha aperto il bunker, no, eh. Oh, siamo calmi, non c'è bisogno. Mamma mia, sono rette, stanno piene sono tutte incazzate, tutte cose. Cioè, non c'è bisogno. Sta un tizio dall'altro lato. Oh, che sta succedendo? Oh, calmi. Granate, cose, sento gente. Questo lancia cose, cioè. Siamo calmi, fra. No, dai, peccato. Questo lo potevo far male, molto male. La struttura è mia?76, sono morto. Ok, scusatemi l'apnea, ma come potete vedere ragazzi stiamo avendo un game molto difficile. Grazie Sara Hator, grazie Riccardo. Scusatemi se non stiamo proprio andando sull'acqua, ma effettivamente non è che ci posso andare da solo. Cioè io vorrei prendere il rampino per poi potermi muovere, diciamo sbagliare, ma in questo caso non è che stiamo avendo questo rischio. Ma giusto perché non sto trovando quello che voglio. No vabbè raga, andiamo di P90 dai. Con quest'arma non mi sto trovando benissimo, principalmente per il caricatore. La trovo molto più forte del P90, ma ha un caricatore veramente infimo, inutile da questo punto di vista. Non so dove sia questo tipo, quindi salgo, raga. Non voglio rischiare. Sta un tizio là sotto. No, dai, serio. GG. Però mi devo levare da qua. Mi devo proprio levare subito. Zona bruttissima. Mi trovo qua in trappola, non ci esco più. Finalmente ho trovato il rampino. Posso muovermi. Ah, bello. Finalmente, un po' di mobility. Che panico questo game, ragazzi. Ma sta... Oh. Vi stavo dicendo, che panico.
giustamente appare un altro nemico. Io non, veramente non riesco a comprendere quanta gente stiamo incontrando. Veramente gli ultimi due game, anche quello di prima che voi non avete visto perché appunto non siete live ma siete su YouTube, ragazzi, è stato un game della cioè un game folle. Voi non avete idea di cosa ho fatto nel game precedente che non avete avuto il piacere di vedere, sfuggendo non so a quanta gente, ma ho avuto poi la sfortuna che a un certo punto mi hanno iniziato a piccare su tre nemici tutti quanti addosso e ho perso. Però non so, questi ultimi game sono pieni di gente, pieni di cose. Quasi quasi questa pozza grande me la faccio e mi porto gli scildini. Qui non stia. Oh! Fra. Stai calmo, fra. Questo mi ha fatto un liscio, bellissimo. Questo era pericolosissimo. Non mi posso avvicinare a questo tipo. È la miseria, oh! È troppo forte, raga. Non voglio rischiare. Ora. Se fosse solo per la partita, rischierei. Ma. Calmi. Dicevo, se fosse solo per la partita, io ci pusherei pure. Ma dato che sto facendo una challenge per un video, non voglio rischiare così tanto. Tanto le kill ce l'abbiamo. Oh, bella, fra. Ci si becca. Vai. Costruisci, fra, vai. Oh. Poverino. Mi sento troppo in colpa. No, sta venendo piccato da qualcun altro? Sì. Vabbè, poverino. Vabbè, mortissimo. Fatto la stupidata, non sarebbe dovuto andare così. No, decisamente non sarebbe dovuto andare così. Quanto godo. No, vabbè, io ti devo distruggere. Tu solo questo mi dovevi dire. Mi dovevi dire Gary White, fra. Tu solo questo mi dovevi dire. No. No. Non questo. Ho sparato col rampino. No, era morto. A 3 di vita. Io ho sparato col rampino. Ho rischiato pure di morire, ma proprio gravemente pure. Madonna! Fra! Oh, ma questo che c'ha? C'ha qualche serio problema di vita, fratelli. Stai calmo. Ma è incazzatissimo. Ma stiamo scherzando? Ma perché sto incontrando queste lobby incazzate nere? Con me poi. Devo fare il medikit e poi devo scappare, ragazzi. Sta un altro tipo che mi ha visto che stavo fightando e si è bloccato con l'elicottero per fightare. Guardate, ragazzi, manca solo che la safe cade sull'acqua. No, vabbè, sta su di Autorid. No. Non mi sparare. Vabbè, dai. Poteva andare peggio. Poteva farci molto più male. Diciamo che ci è andata di lusso. Ok, ho sbagliato spazialmente a comprendere la safe. Pensavo stesse in un'altra zona. Sotto ci sta qualcuno. Ma ancora quello che mi picca, basta, non devo andarmene. Questo non mi lascia stare, ho capito, dai. Non è il caso. Devo cercare di allontanarmi da lui. È un traiardone. Grazie Tommasino, bella man.